guarda, uomo sposava, dite, uomo sposava. Ah, boh, va. Ma dimmi, c'è una faccia un'altra visione, dice, va. Ammazzami, chi c'è pesante a Sì, ma la colpa principalmente è del marito. Guardalo che tipo da spiaggia. Sta sempre buttato sul divano mentre la moglie deve sorbirsi tutti i problemi di questa famiglia. La moglie di quelli, una scassaca. La smetti di dire parolacce? Ti ricordo che sei sempre davanti a un angelo. E io sono pur sempre un diavolo, è la mia natura. E ora si può sapere cosa sei venuto a fare qua? Perché lui ha fatto richiesta di aiuto e mi dispiace, guarda com'è, come sta, in che condizioni brutte versa. Lui ha chiesto aiuto al Signore e non a te. Il Signore, per raggiungere il suo obiettivo, agisce anche per vie diverse. Il Signore ha mandato me ad aiutarlo, anche perché sapeva che saresti arrivato tu. Ma io sono il vizio, allo stesso tempo la virtù. Io dono il sale alla vita, per cui vivere non debba per forza essere così noioso. Vivere non può essere solo lavorare, dormire, mangiare. Vivere è infiammarsi per una passione, per sentirsi veramente vivo. Se il Signore ha messo tutte queste virtù nelle mani dell'uomo, ma perché non sfruttarle? A che prezzo? Ma c'è sempre un prezzo da pagare. Lui ha bisogno solo di amore. Che la moglie non gli dà più. E lui deve lottare per ottenerlo, con il bene, l'affetto, l'amore. Lui cederebbe la prima tentazione. Impossibile. Lui ama la sua donna e anche nelle difficoltà non l'ha mai tradita. Paffo, ci sono pigliato un solo elemento. E poi nella vita non c'è solo quello. Bla 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 bla, soltanto parola al vento. È proprio grazie alla passione morbosa che la vita va avanti, che con le coccole non saremmo arrivati da nessuna parte. Sì, ma alla fine vince sempre il bene. E tutti i problemi che tu crei, mio caro, saranno un lontano ricordo. Ah sì, perché adesso la colpa è mia. È sempre colpa tua. È colpa mia se l'uomo è ambizioso e vuole sempre di più? Sì. È colpa mia se l'uomo per raggiungere i suoi obiettivi non si pone scrupoli? Certo! Ed è sempre colpa mia se l'uomo fa tutto questo solo per appagare il suo desiderio? Ovviamente! Sì, è colpa mia. Ah, come sono orgoglioso! Orgoglioso di fare del male! Il male è necessario. E poi è proprio grazie agli obiettivi, alle ambizioni e ai sogni dell'uomo che siamo arrivati a questo punto. Ma chi ci dice che questo è il modo migliore per vivere la vita? Non ho mica creato io l'uomo, lo avete creato voi. Mi dispiace però se l'uomo sceglie sempre le mie virtù alle vostre. Sì, ma alla fine vince sempre il bene. Sì? Sei sicura? Certo! Vediamo chi vince questa volta. Vediamo! Ah, ne è scaduta la veste! Immagino che la museo di mo'.